Carissima, ecco il messaggio della Regina della Pace dato attraverso Maria di Međugorje il 25 maggio del 2016. Cari figli, la mia presenza è un dono di Dio per tutti voi ed un'esortazione alla conversione. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori, nei vostri pensieri, disordine e inquietudine. Perciò, figlioli, pregate perché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi e intercedo presso mio figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Carmici, ricordate il messaggio del 25 aprile dove la Madonna dice che il suo cuore sanguina guardandoci nel peccato e anche nelle abitudini del peccato e ci aveva fatto un fortissimo appello a cambiare vita, cari amici, e certamente forse qualche frutto c'è stato, però è chiaro che la Madonna è ancora in attesa di vedere i frutti di questo suo appello, quando ci ha detto: il mio cuore immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose, vi invito, ritornate a Dio e alla preghiera affinché siate felici sulla terra. E questo la Madonna ci aveva esortato a fare. Oggi si vede che la Madonna ribadisce quel messaggio in un modo più dolce, in attesa di vedere i frutti di quel suo appello angosciato di madre che non si rassegna a vedere i figli perire nel peccato. E ci ricorda, cari amici, che avvicinandosi, non dimentichiamo che il prossimo messaggio del 25 giugno sancirà i 35 anni di apparizione. La Madonna è qui per ricordarci che questa presenza è un dono di Dio per tutti noi. Questa presenza è una grande grazia che la Madonna ha ottenuto di prolungare nel tempo. In più di un'occasione la Madonna ha detto che mio figlio mi ha concesso di stare ancora con voi. Lei stessa chiede questa immensa grazia di accompagnarci in questo tempo difficile in cui Satana è sciolto dalle catene. Purtroppo, cari amici, questa presenza è una presenza che quelli che hanno risposto alla chiamata non valorizzano fino in fondo, perché si stancano, perché comunque la danno per scontata, entrano nell'abitudine, non sentono la grazia immensa di questa presenza, cari amici, come il sole, insomma, diamo per scontato che al mattino sorgesse, ma immaginate se un mattino non sorgesse il sole. E quindi la Madonna ci ha anche detto una volta che quando non verrò più e non vedrò più i messaggi, rimpiangerete il tempo che avete perduto. L'importanza, cari amici, dunque, di comprendere che questa presenza è un dono di Dio, che la nostra generazione ha avuto un'immensa grazia di avere Maria come madre e come maestra. Questa presenza, cari amici, ci dice tante cose. A me personalmente dice soprattutto il fatto che la Madonna appaia, vuol dire che, insomma, porta il paradiso sulla terra, insomma, porta la speranza sulla terra, porta sulla terra quello che è lo sbocco della nostra vita, cioè l'eternità. Ci apre la porta verso il cielo, ci indica la meta a cui dobbiamo tendere. La Madonna è un abitante del paradiso, anzi, diciamo così, è quella che è più nel cuore di tutti, nel cuore della Santissima Trinità. Scendendo in mezzo a noi lo fa per indicarci qual è il golfo di luce verso il quale siamo in cammino, che è il cuore stesso della Santissima Trinità. E perciò questa sua presenza, il solo fatto che è presente, è una esortazione alla conversione, cioè a lasciare la via della rovina, la via dell'effimero, la via del peccato, la via della morte, la via anche della sterilità spirituale, la via anche della, come dici, il traccio staccato dalla vite, no? Secco, proprio la via del vuoto della vita. La sua presenza, il suo fatto che venga, è un chiamare i suoi figli sulla via che la Madonna dice retta via, che è quella della gioia e della pace, cari amici.
Non diamo per scontato che la Madonna venga sempre, arriverà il momento in cui forse rimpiangeremo per non aver messo a frutto la grazia immensa della sua presenza, specialmente di tutti quelli che neanche prendono in considerazione questa sua presenza, come lei ha detto, che è un numero enorme neanche mi prende in considerazione, cioè siccome è un numero enorme non prende più in considerazione Dio e neanche Gesù Cristo è provato a inviare sua madre, ma neanche lei prendono in considerazione. E perché? Perché la gente preferisce seguire il demonio e si lascia attrarre da lui, dall'illusione che l'uomo è il padrone del mondo, che è il padrone della sua vita, e che la sua vita è sua, ne fa quello che vuole, e questa illusione è quella che attira e che seduce gran parte dell'Occidente, insomma. Ma detto questa illusione di fare a meno di Dio, di aver eliminato Dio, di indicare se stessi come Dio, è un inganno del demonio. Per quello che la Madonna dice, Satana è forte, è certo che è forte. È forte, senza la grazia di Dio, noi diventiamo zimbelli. Siamo come ranocchi che guardano gli occhi del serpente e si gettano nella sua bocca. Capito? Non è che lui ha bisogno di fare chissà che cosa, basta che ci allontaniamo da Dio che subito siamo suoi. La forza di Satana è forte perché noi siamo deboli, e noi siamo deboli perché noi non preghiamo, non ci attacchiamo a Dio, non ci lasciamo guidare dallo Spirito. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine e inquietudine. Cari amici, quelli che abbandonano Dio, quelli che abbandonano il demonio sono come accecate. Hanno pensieri strani, pensieri sbagliati, e hanno nel cuore, il cuore ribolle di passioni, di inquietudini, i vizi capitali si risvegliano come le teste d'un'idria, e affamati cercano con questa fame di mondo di soddisfare se stessi, e diventiamo schiavi, cari amici, accecati dalle passioni e schiavi dalle passioni e infelici, cari amici. Questo è quello che Satana fa, e così, cari amici, illudendoci di essere liberi, in realtà siamo schiavi del peccato e quindi schiavi del principe di questo mondo. Quante volte la Madonna dei messaggi di Medjugorje ci ha detto che Satana è forte e desidera mettere nei nostri cuori che cosa? Pensieri disordinati, pensieri strani. Per esempio adesso la prepotenza, la guerra, il denaro, tutti questi miraggi, sono miraggi ingannevoli, e quindi inquietudine nel cuore, e quindi rabbia, quindi desiderio di sopraffare, quindi sentimenti di annientamento, di morte, insomma, è tutto quello che sperimentiamo quando siamo nel peccato. Perciò la Madonna ci dice, voi figlioli, proprio perché, per non diventare schiavi del demonio, voi figlioli pregate, come ci ha detto il Papa nella catechesi di ieri, dicendo che è guai se non preghiamo, la preghiera è l'anima della nostra giornata, la preghiera per il Papa è sempre efficace, ovviamente poi non basta la preghiera, così come non basta la macchina e la benzina, poi il serbatoio deve essere pieno, poi però deve metterci il volante, così anche la preghiera è come la benzina, cioè come l'anima, che poi anima tutta la nostra attività. Perciò la Madonna ci richiama come sempre alla preghiera, pregate, e pregando, come ci ha detto anche il Papa ieri, noi pregando ci incontriamo con Dio, prendiamo la forza di Dio, la luce di Dio, la grazia di Dio, pregando lo Spirito Santo entra nel nostro cuore, ci guida sulla retta via della gioia e della pace. Vedete quindi, cari amici, la contrapposizione ben precisa che c'è, cioè la via del male, la via della morte, la via del demonio porta all'accecamento e porta alla, la Madonna la chiama inquietudine, ma non pace, a quel disordine delle passioni che
fanno del nostro cuore un groviglio di vipere, insomma. E lo vediamo, lo sentiamo noi quando lo sperimentiamo, lo vediamo anche chi ci sta vicino a noi, quando nei cuori c'è il disordine e l'inquietudine. Quindi la via del demonio, il disordine e l'inquietudine, la via di Dio, gioia e pace. Questa è la via che dobbiamo intraprendere, incominciando col rinnovamento della preghiera. E poi dice: io sono con voi, la Madonna è con noi. Cerchiamo di comprendere la grandezza di questo dono della sua presenza e intercedo presso mio figlio per voi, cioè la Madonna prega per noi, per ognuno di noi. E a volte la Madonna ha anche detto: intercedo presso mio figlio per voi e con voi. Ci chiama anche a unirci alla sua intercessione per chiamare quelli che sono lontani, perché abbiano la grazia della salvezza. Invece di additare il dito su quelli che fanno parte dell'esercito del male, invece di puntare il dito con quelli, preghiamo per la loro conversione, che è quello che la Madonna ci chiede. Rivediamo dunque, cari amici, questo messaggio della Regina della Pace. Cari figli, la mia presenza è un dono di Dio per voi, per tutti voi, ed un'esortazione alla conversione. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine e inquietudine. Perciò voi, figlioli, pregate affinché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi e intercedo presso mio figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sopra le case e tanta... Adesso alcune notizie dalla parrocchia di Medjugorje. Come già abbiamo informato, dal 4 al 7 maggio c'è stato a Medjugorje seminario spirituale internazionale per il personale medico e paramedico e c'è stata una bella presenza, un gruppo molto folto di persone. Il prossimo seminario internazionale a Medjugorje sarà il seminario internazionale per la vita, Pro Life, il tema Il bambino nel grembo, si terrà a Medjugorje dal 16 al 19 giugno del 2016, quindi lo segnalo ai nostri ascoltatori che non si fossero già iscritti, cioè il prossimo seminario internazionale a Medjugorje è dal 16 al 19 giugno 2016, il tema Il bambino del grembo, seminario internazionale per la vita. Poi dal 4 al 9 luglio 2016 c'è il seminario internazionale per i sacerdoti, quindi c'è tempo per iscriversi, anzi bisogna iscriversi adesso forse già. Tema: siate misericordiosi come misericordiosi il Padre vostro, alla scuola della Madonna. L'ultimo seminario internazionale di Medjugorje quest'anno si terrà dal 9 al 12 novembre 2016 e per le coppie sposate. Tema: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ecco, cari amici, per quanto riguarda l'iscrizione a questi seminari, potete usare l'indirizzo email dell'incaricata di Medjugorje per questi seminari internazionali, che è Maria Dugancic. L'indirizzo email è seminar.maria, Maria con la I, breve la I lunga, seminar.maria@medjugorje.hr. E con questo indirizzo email potete iscrivervi, però comunque sia, nel caso che abbiate bisogno di maggiore chiarezza, potete anche rivolgervi al nostro ufficio informazione, che è lo 081 610 600, oppure ancora molto più semplicemente voi potete andare nella pagina internet di Radio Maria, che è www.radiomaria.it. in alto a destra nella home page c'è appunto, cliccate su seminario internazionale della parrocchia di Medjugorje e lì ci sono tutti i programmi dettagliati e anche il modo per iscrivervi. Ecco, cari amici, così noi abbiamo dato il nostro avviso, che una volta veniva dato direttamente alla parrocchia, poi la parrocchia ci ha pregato di darlo noi, lo facciamo volentieri, insomma. E con questo adesso passiamo alla seconda parte del nostro programma, c'è la telefonata di Maria Pavlovic ieri sera quando ci ha riferito il messaggio della Regina della Pace.